Non potevamo non fermarci, l'avrebbe ammazzata. Così Giancarlo Cima, 41 anni, e sua moglie Valentina Garofalo sono stati un incrocio del destino. Si sono trovati in Corso Vittorio Emanuele la scorsa notte a Sarno quando una donna è stata rincorsa e picchiata dall'ex fidanzato. Un soccorso in extremis quando l'aggressore, presa e frantumata una bottiglia, ha iniziato a sferrare colpi contro la ex ormai a terra. Poi le mani strette al collo fino a tramortirla. Il 31enne è completamente fuori controllo e la vita della donna in balia di una folle violenza. Quando siamo arrivati, racconta la coppia di Sarno, stava su di lei con le mani al collo per strangolarla, una scena terribile. Abbiamo pensato non si potesse guardare oltre o girarsi dall'altra parte perché quella ragazza rischiava di morire. La notte di violenza si è consumata in una strada centrale di Sarno, a pochi passi anche dal commissariato di polizia. I due giovani, entrambi di 30 anni, di origini magrebine e residenti a Sarno, si trovavano all'interno di un'auto ed è lì che all'improvviso è nato un diverbio. La ragazza, strattonata, è uscita dall'abitacolo per scappare, ma il giovane l'ha rincorsa per l'intero corso, bloccandola all'altezza dell'incrocio con Via Roma. Le ha stretto le mani al collo, spingendola a terra, poi schiaffi e calci. Da quanto raccontato dai testimoni sconvolti dalle scene della terribile violenza, l'uomo ha raccolto una bottiglia scagliandola contro la ragazza, colpendola prima alla testa e poi alle braccia. Sul posto, gli uomini del locale commissariato di polizia di Stato, gli agenti, hanno ammanettato il trentenne e lo hanno condotto al locale commissariato, dove è stato denunciato a piede libero per violenza fisica aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, poiché avrebbe opposto resistenza all'atto della presentazione dei documenti e quando doveva essere trasferito nei locali del presidio di polizia per essere identificato e deferito. La donna, invece, che presentava diverse ferite da taglio alle mani, è stata ricoverata per un giorno per accertamenti al Martiri del Villa Malta di Sarno, poi è tornata a casa. La ragazza, per il momento, non ha sporto denuncia contro il suo aggressore.